Ciao persone glitterose, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sì, sono ancora in pigiama. Sì, sono malata, ho un sacco di tosse, quindi farò questi video un po' più a rallentatore perché non ce la faccio. Se parlo troppo veloce mi viene da tossire e il video non mi piace. Quindi vi accontentate. Giorno 13, straccio da guardia. Caro Babbo Natale, purtroppo ho avuto una brutta rivelazione. La mamma mi ha detto che non sei tu a portare i regali. Se non esisti, allora questa lettera per chi è? Abito a Genova, in via dei Mille, numero 24. Ed è lì che io voglio che tu mi porti il regalo, come hai fatto per 7 anni. Senti, ti volevo chiedere se sei sposato? Come saprai, io mi chiamo Ludovica, ho 8 anni, e mio fratello si chiama Giovanni, ha 13 anni, è alto 1,70 m e gioca a pallone del numero 7. Mio padre si chiama Paolo e quando torna a casa tardi la sera vuole sapere se ho studiato. Mamma è casalinga, ma dice che è sempre stanca. Poi c'è il cane di nome Straccio e se qualcuno mi aggredisce gli morde la caviglia. Io non ho mai ricevuto male sopra i quaderni. A me mi piace fare le ricerche. Se mi porti un microscopio col quale poi puoi vedere le piccole cose che non si possono vedere, a occhio spogliato come i peli del cane, le carie dentro i denti che ti cadono, insomma è bellissimo e siccome non mi va di avere le solite bambole, lo vorrei avere. Per mio padre vorrei ricevere la macchinetta fotografica Yashica FX 3 Super 2000, la tua Ludovica, Ludovica da Genova. Se sei d'accordo, caro Babbo Natale, credo di essere stata abbastanza buona in quest'anno. In quest'anno sono andata a scuola, ho obbedito ai miei genitori e ho voluto bene a tutti i miei nonni, agli zii, a babbo e a mamma, ai miei vicini di casa, nonna Pia, Battista, Andrea, Rachele. Insomma, credo di poter avere qualche gioco se sei d'accordo. Io ho 7 anni e vorrei i doni. La bella ballerina, un puzzle di Paperino, un libro di favole, quello che vuoi tu. Sbrodolina bollicina che sembra una regina, un bel vestito per Barbie. Un marito per Barbie perché mi si è rotta la testa. A babbo la macchina da scrivere nuova perché questa funziona poco bene. A mamma un anellino o un braccialetto tutto d'oro. Ai nonni le caramelle per tutti quanti. A Battista un bel golfino da giovanotto. A Rachele la mamma di Battista gli orecchini grossi. A Andrea e nonna Pia 100 lire e un panfortino. Ad Anna e Carlo e Paolo un bel gelatone con questo freddo voglio ridere come fanno. Ti voglio molto bene, so pure che sei molto vecchio, ma se ce la fai mi piacerebbe che tu mi portassi tutti questi doni, che poi non sono tanti. Ti aspetto il 25 dicembre. Sara da Vicenza. De Bimbi sei la stella. Cara Santa Lucia, lo so, faccio arrabbiare ma perdonami, è da tanto tempo che ti aspetto e sono in avvento. Lo sarò fino al 13 dicembre. Sono alto 1,25 m. Ho i capelli castagni. Ho una sorellina più piccola che si chiama Jessica con la G. Una birichina che mi ruba sempre le gomme da cancellare, non quelle da masticare. Tutti i giorni Jessica mi dice che vuole i gioielli. Oggi pomeriggio, quando andrò a casa da scuola, glielo racconterò, così sarà contenta di sapere che nella lettera ho scritto per i gioielli. Ti chiedo di portarmi il regalo del terrazzo della sala, quello più grande, perché di là in quello della cucina c'è il mio cane Eleno. Di lui, siccome è furbo, una volta a Natale aveva visto qualcosa dalla finestra della cucina, perché non ti scopra, è molto meglio che vai nell'altro. Dillo anche alla Befana che è stata scoperta. Ciao Samantha. PS, poesia di Santa Lucia. Santa Lucia, bella bella dei bimbi, sei la stella. Nel mondo vai e vai e non ti fermi mai. Tu fai molti viaggi su e giù per il mondo. Noi ti prepariamo molte cose per sfamarti. Io non so però come fai a mangiare tutto. Devi avere una fame da lupo. Samantha da Udine. Ultima lettera per il giorno 13. Mia mamma può anche pagare.
Caro Babbo Natale, mi chiamo Taviani Maria. Io vorrei un piccolo regalo. Guarda che mia mamma può anche pagare. Se per caso arriva qualche altra lettera con sopra scritto Taviani Olmo oppure Taviani Giuseppina, non ti preoccupare, mandami il regalo perché sono i miei cugini. Se mia sorella Caterina continua a frignare, tu portale del carbone. Io ogni tanto graffio la Caterina e non mi metto mai le ciabatte. Caro Babbo Natale, c'è una professoressa che ora non voglio specificare come si chiama, ma mi tratta veramente malissimo e io non so come fare. Poi vorrei chiederti il favore di risolvermi anche questo problema. Ho un fratello che ha 6 anni più di me e mi ride in faccia e mi dice che sono una schifezza. Tu che sei vicino a Gesù, prova a parlargli, digli se può fare qualcosa lui che è al di sopra di tutti, anche di mio fratello. Ora ti devo salutare perché sta venendo mio padre e credo che mi darà sempre le stesse cose, mi dirà sempre le stesse cose, di andare a stendere i panni. Portami 2 maiali, uno rosso e l'altro blu, una bicicletta con 20 marce, addirittura 20, e con i colori belli e belli e comoda e incartata dentro un pacchetto. E se non ti disturbo, portami anche un mazzo di fiori gialli con scritto per Maria, Maria da Pisa. E ci vediamo domani con le altre letterine.